Direi che siamo insomma in realtà un po' in ritardo, ma che siamo arrivati un filo tardi. Grazie Angelo. Tema anche questo ricchissimo di suggestioni, alcune trasversali un po' a tutto quello che ci siamo detti oggi, no? Tema organizzativo, il fare rete di sistema non solo sui laboratori, ma anche sulle competenze. Quello della ricerca, per me la ricerca in un sistema nazionale di protezione ambientale è ricerca finalizzata naturalmente a fare bene il nostro lavoro, ed è anche un altro tema importante collegato a quello che hai citato, supporto alle policy, alla produzione normativa, alla valutazione di efficacia dei provvedimenti per suggerire al legislatore le cose da fare, più alcune specificità, l'amianto in acqua, anche noi lo stiamo affrontando, alcune cose. Bene, allora se ci sono domande specifiche per Angelo Robotto e per l'intervento che ha fatto, vi invito ad alzare la mano, altrimenti tanto tutti fermi qui, passerei alla ultima sessione che abbiamo immaginato così, qualche spunto, qualche chiave di lettura per la redazione del prossimo programma di lavoro sul tema specifico. Io avevo immaginato di parlarne con il collega Vincenzo Infantino, che invito a raggiungerci di Alta Sicilia, la collega Maria Teresa Cazzaniga di Alpa Lombardia, e per chi non avesse fatto caso ci ha raggiunto il presidente della commissione bicamerale che si occupa di indagare sugli illeciti connessi alla gestione ciclica dei rifiuti, che se ha piacere di unirsi a noi ci farebbe certamente un onore, anche perché il Parlamento, diciamo in questa legislatura, non solo attraverso l'attività della Commissione presieduta dall'onorevole Bratti, ha fatto diversi interventi sulla materia ambientale, come noto, e ha fatto la nostra legge di riforma di sistema, che in modo l'onorevole Bratti è stato, diciamo, forse uno dei protagonisti principali della storia di questa legge. Per cui se dobbiamo parlare di come affrontare i prossimi anni, mi pare proprio che il contributo che ci può dare l'onorevole Bratti è particolarmente importante. Io provo a rileggere due o tre cose che mi sono segnato durante la mattinata, anche oltre che durante il pomeriggio, e li butto lì come argomenti da trattare un po' liberamente, dandoci 5 minuti a testa, insomma non molto di più, perché cerchiamo di stare nei tempi. E sono questi. La prima cosa che io vorrei dire, che ho notato, è la straordinaria qualità, valore dei prodotti realizzati in questo lasso di tempo, con questo piano di lavoro. Cioè, davvero prodotti di grandissimo livello, che hanno visto lavorare insieme tante regioni, tante agenzie, istituto, professionisti di altissima qualità, che sono prodotti di qualità e di riferimento per noi, ma anche per la comunità tecnico-scientifica a cui ci rivolgiamo. Secondo elemento che io noto è la incredibile complessità della materia, che secondo me, ne parlavo anche con alcuni, con Angelo in particolare, è da far conoscere la sua complessità a livello istituzionale, al decisore politico, agli operatori del diritto, parlo in particolare dell'autorità giudiziaria, ma anche del mondo della libera professione forense, perché poi ci sono modalità di affronto di questo tema non sempre adeguate, diciamo, alla complessità. Terzo elemento che io mi sento di buttare lì rispetto all'idea di dover costruire assieme una pianificazione di lavoro dei prossimi anni: vorrei che questo sistema sviluppasse nel tempo una capacità di fare proposte, è previsto, no, dalla legge 132, ma bisogna sviluppare in concreto questa previsione, proposte per le politiche, per la pianificazione, per le norme. Sul tema delle bonifiche direi da due punti di vista: uno, sul farle davvero, perché poi quando guardiamo i dati sui SIN, ma anche non sui SIN, insomma, poi le bonifiche non è che si fanno con questo ritmo fenomenale, no? Noi facciamo lo stato dell'ambiente ogni tanto e il dato dei siti restituiti agli illeciti, insomma, non è che si muova tantissimo. E poi dal secondo punto di vista, che è forse anche collegato, è: ma possiamo aiutare il legislatore a porsi obiettivi più realistici
rispetto a quella che è la storia industriale di questo paese. L'ultima cosa che dico è: il piano del sistema, come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi, era un piano prevalentemente orientato, lo si è visto molto bene oggi, all'armonizzazione dei comportamenti, procedure, linee guida, talvolta prodotti. Il piano, come è descritto dalla legge 132, invece è un piano di attività. Questa è una dimensione che riguarda tutti i settori di intervento del sistema, qui quindi bisogna anche in qualche modo cambiare la gestione. Ma resterà, io credo, anche un piano di armonizzazione dei prodotti, quindi, e delle modalità di lavoro e dei comportamenti. Quindi l'ultimo tema che vorrei lanciare così sul tavolo è come far coincidere queste due nature dello strumento di programmazione, sottolineando qualche argomento che secondo me è certamente da considerare. Uno è, ne abbiamo parlato stamattina, l'inquinamento diffuso, i valori di fondo, in qualche modo si ricollegano tutti all'idea che, oltre che a un tema di protezione dell'ambiente, noi ci chiamiamo quello di Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, forse oggi noi dobbiamo porci il tema di un ambiente che non è più tanto da proteggere, perché è ampiamente compromesso in molte matrici, e il tema quindi è anche quello di costruire qualità ambientale. Quindi dare gli spunti, le idee per costruire questa realtà. Un secondo tema che specifico è il campionamento, parlavamo anche prima di questo con Roboto. Noi siamo molto accurati nella determinazione analitica accreditata ISO 17025, si litiga sul picogrammo e sulla come si chiama, incertezza di misura, partendo da un campione fatto, non diciamo parolacce, ma insomma ci siamo capiti, l'ho fatto così, fatto un po' così. Altro tema assolutamente importantissimo che si leggeva in filigrana un po' in tutti gli interventi: ambiente e salute. Cioè, qui noi ci troviamo spesso nella necessità di coesistere con un ambiente compromesso. Sto affrontando il tema dell'inquinamento diffuso nella città capoluogo della mia regione, che temo non sarà possibile evacuare, e quindi bisognerà dare qualche indicazione su come gestire un tema di inquinamento diffuso in un'area urbana. L'ultima cosa, dico solo il titolo perché poi ho già parlato troppo e invece voglio parlare di altri, è la valutazione del danno ambientale, che anche questo è un tema che si legge in filigrana un po' in diversi argomenti che abbiamo trattato oggi, che oggi è presidiato da ISPRA, non dalle agenzie. Io credo che le agenzie debbano sviluppare una competenza e un ruolo anche su questo specifico aspetto, naturalmente lavorando con l'istituto. Allora, queste le cose che io diciamo ho notato e che mi sembra di potervi proporre come spunti rispetto all'obiettivo di oggi, che è nella seconda sessione lettura prospettica rispetto al lavoro da fare nei prossimi tempi sulle politiche e sulla qualità dei suoli e dell'ambiente urbano, non solo, allora, nel nuovo quadro istituzionale previsto. Allora, io comincerei dalla mia amica e collega per tanti anni, Teresa Cazzaliga, che è direttore del settore attività produttive, se ben ricordo, di Appa Lombardia, che tra le varie cose segue queste. Prego. Ti ringrazio Luca e ringrazio a chi mi ha invitato. Io penso che gli stimoli che abbiamo avuto quest'oggi da questo incontro siano utilissimi e in termini prospettici ci possano aiutare a leggere quelle che sono le sollecitazioni che ci vengono sull'argomento, che ricordo è fortemente dipendente anche da quello che è l'andamento economico. In fondo, se ci pensate bene, il recupero di aree degradate di fatto segue quello che è la necessità di nuovi insediamenti sia di carattere edilizio che di carattere produttivo, e laddove il mondo economico rimane fermo si ferma completamente anche l'attività di bonifica e conseguentemente anche la disponibilità, diciamo così, del pubblico di intervenire in sostituzione di soggetti che non intervengono. Io penso che le cose che ci siamo detti oggi in termini di prodotti, capacità di fare anche sistema vanno letti anche nella direzione di saper leggere quelli che sono i fabbisogni di tutela ambientale che ci vengono sollecitati dai nostri interlocutori nel processo di bonifica. Io intendo
dalla popolazione a quelli che sono gli enti che chiedono, che vedono in ARPA, diciamo così, il supporto tecnico, ma anche di quelli che sono gli imprenditori, perché laddove Luca dicevi la capacità anche di dare un supporto tecnico, pensiamolo in termini dell'imprenditore che sta agendo e quindi sta investendo in termini di politica, cosa si aspetta da un sistema come il nostro? Sicuramente si aspetta che agiamo in maniera omogenea, che agiamo in maniera corretta dal punto di vista tecnico. Si aspetta sicuramente che siamo celeri, veloci, perché questo lui ci sta mettendo del denaro e quindi vuole delle risposte da noi in termini. E poi si aspetta un confronto costruttivo, soprattutto delle regole che siano certe. Allora, la nostra capacità come sistema, il fatto di lavorare sui prodotti, di fare rete, vuol dire anche avere quelle che sono la base, diciamo così, normativa, che ci aiuta anche laddove magari la norma non è tanto chiara, non ci aiuta, ci mette in difficoltà. Quindi secondo me, nonostante magari dal punto di vista poi operativo ognuno sia un po' arroccato quelle che sono le proprie esperienze, capacità, però il fatto di investire sulla conoscenza, l'utilizzo delle banche dati, la capacità di lettura del contesto territoriale anche economico in termini di prospettiva, questo è, diciamo così, il punto di forza che il sistema deve avere. E sulla parte di capacità di lettura prospettica penso che su un tema come questo è fondamentale, perché forse tra 3 anni avremo un contesto completamente diverso. Dobbiamo anche essere in grado di dare ai nostri interlocutori pubblici, io penso sia al Ministero ma anche alle nostre regioni che magari hanno dei soldi da poter investire, la capacità di conoscere quali sono i siti in cui prioritariamente mettere il denaro per evitare appunto di sprecare quel poco che abbiamo. Grazie, grazie. Grazie Teresa. Allora, due o tre spunti importantissimi. Dalla parte opposta del paese, oltre che del tavolo, Vincenzo Infantino, ARPA Sicilia. Io stamattina guardavo su Facebook, a parte le 10 pagine che sono le attività lunghe, che ormai è quasi virale, il successo di un paese dipende dall'onestà dei suoi abitanti. Mi chiedevo se qual è, da che cosa dipende il successo del sistema nazionale di protezione dell'ambiente. Se è vero che il successo di un paese dipende dall'onestà dei suoi abitanti, forse potremmo dire che il successo del sistema dipende dalla capacità dei suoi operatori. Ma non mi riferisco qui alla capacità tecnica, perché su questo, per me che vengo dai laboratori di centro classico, 1990, io sono stato assunto dal laboratorio di centro classico di Palermo, non siamo poi neanche transitati attraverso il passaggio dei PMP, ma poi siamo diventati ARPA Sicilia nel 2001, dopo il referendum del 94, e adesso vivo per la seconda volta un processo di rinnovamento del sistema. Rispetto a quell'idea profondamente federalista, no? Perché ogni agenzia, la mia è stata la penultima ad essere istituita, e devo dire che i risultati del primo percorso sono stati non troppo importanti sotto un certo punto di vista. Oggi abbiamo questa seconda, per noi probabilmente l'ultima opportunità di sfruttarla appieno. Le nostre capacità, quando dico la capacità del sistema, mi riferisco all'intelligenza di superare i nostri punti di debolezza, perché oggi ho visto delle presentazioni tecnico-scientifiche direi quasi inappuntabili, però ho il polso di alcuni tavoli che si scontrano con passionalità su tematiche tecnico-scientifiche. Mi riferisco per esempio al nostro gruppo coordinato da Salvo Cantara sui valori, eccetera, eccetera. E probabilmente, forse
forse riusciamo un attimino a capire che dobbiamo superare per raggiungere quella che è l'omogeneità, la 132, questa parola fortissima che è unitarietà. E questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente perseguire per non perdere quest'altro tempo. Questa è un'opinione da Agenzia del Sud. Noi, la mia agenzia ha vissuto, quando dico la mia agenzia, perché ancora stento a parlare di sistema, no? Perché qualcuno sente ancora Agenzia del Sud, Agenzia del Nord, eccetera. Perché probabilmente dobbiamo superare l'idea di spartire fette, di importanti settori quali la comunicazione ambientale, le competenze tecniche, strutture di indirizzo gestionale, perché ancora si ragiona, ed è importante che lo si faccia, perché questa è una maniera di acquisire risorse per l'agenzia di riferimento, per arricchire l'agenzia di riferimento, probabilmente, ma per impoverire il sistema. E leggo ancora alcuni appunti, perché l'autoreferenzialità, per esempio, no? I rapporti con le altre istituzioni, un tema molto delicato, non mi riferisco solo ai rapporti con il Ministero dell'Ambiente, con le altre strutture regionali, politico meno, ma anche rapporti con gli enti di ricerca. E allora sono sempre più convinto che il successo del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente dipende proprio dalla capacità di propria. Mario Cirillo stamattina diceva che abbiamo imparato a gestire la complessità, abbiamo imparato a lavorare con la complessità, forse abbiamo bisogno di un altro piccolo sforzo per gestire la complessità. La questione non è ancora sul tavolo della discussione, abbiamo questo momento importante che va affrontato, ognuno per le proprie competenze, dico per chi dirige le agenzie, per chi dirigerà anche avrà compiti, lo dico anche al vicepresidente del Consiglio nazionale che non so se il legislatore le ha messo apposta la parola, ma l'articolo che riguarda il Consiglio nazionale ha dei poteri abbastanza forti, non solo organizzativi di sistema, ma anche sull'aspetto della formazione delle norme in tema ambientale. E la sfida è importante, bisogna, ecco, io sono convinto che abbiamo delle competenze, delle professionalità di altissimo livello, i problemi sono sul tavolo e la nostra forza sta nel riuscire ad affrontarli nella giusta maniera, nell'idea di unitarietà e di armonizzazione che forse vale la pena di ricordare. Grazie Vincenzo. Angelo, avevi anche da rileggere alcuni elementi, no? Al di là del tema amianto di cui ci hai intrattenuto. Qualche flash ovviamente, non di più di questo. Luca, hai parlato di danno ambientale. Danno ambientale io ritengo che sia uno dei temi sui quali investire e sviluppare competenze che già ci sono nel nostro sistema per essere, la dico male, per essere sul pezzo su questo tema, per essere sul pezzo perché questo tema è un nostro tema, questo tema non è uno slogan, questo tema è un nostro tema. Anche perché, mi rivolgo al Presidente Bratti che ha avuto anche tra gli altri suoi ruoli un ruolo determinante sulla legge 68, perché ecoreati è danno ambientale e il nostro ruolo è nodale, non me ne voglia l'amico colonnello in sala, perché ognuno fa il suo mestiere.
un flash su un tema importante che Luca ha sottolineato, questi sono soltanto degli spunti, ma credo che valga la pena tenervi in considerazione come programma triennale di sviluppo. Non spacchiamo il capello in 18 parti. Noi facciamo delle analisi eccellenti. I risultati di oggi, che sono linee guida fondamentalmente, ce lo dimostrano. Andiamo a ragionare sul 10 alla meno 5, il 10 alla meno 6, su un certo valore di diffusività da inserire nei modelli. Ebbene, io sottolineo che, l'ha già detto Luca, ma lo sottolineo, mettiamo in sistema di gestione della qualità i campionamenti assieme all'analisi, ma facciamo, e quindi qua ritorno ai controlli, ma facciamo i controlli e, scusate la franchezza, facciamoli come ufficiali di polizia giudiziaria, perché i controlli in corso di bonifica fanno venire fuori delle cose che sono magnifiche. Noi ragioniamo su analisi di rischio in maniera estremamente dettagliata, con degli studi ampissimi. Dopo di ciò, il sottoscritto incaricato da pubblico ministero come CT entra in un sito e il TAF, l'impianto di trattamento, era spento. Quindi va bene ragionare sul 10 alla meno 5, ma va anche bene, da praticone, entrare in azienda con un occhio diverso da chi esamina i progetti. C'è il tema importante della rete dei suoli, è già stato detto, però mi interessa sottolinearlo, perché questo discorso della rete dei suoli o lo mettiamo veramente a sistema, oppure le centinaia di campioni che analizziamo, parlo per il Piemonte, all'anno, che fanno parte di questa rete e che rubano tempo ad altro, se riusciamo ad averli veramente a sistema, poi li utilizziamo. E nel momento in cui c'è una grande opera, noi sappiamo qual è il valore di ante operam, o perlomeno qualcosa di similare, perché altrimenti non riusciamo, e qua mi ricollego al danno ambientale, non riusciamo ad avere il distinguo. Tanti temi, ma ve ne cito soltanto a buttare. I siti dismessi. Noi in Piemonte avevamo tentato di fare un censimento dei siti dismessi, l'abbiamo fatto poi due realtà provinciali. Ecco, questo è un altro grandissimo tema, perché di nuovo andiamo a discutere del noto e delle volte ci sfugge il non noto. È un po' come quando recentemente sono stato chiamato, sempre dall'autorità giudiziaria, come agenzia, per andare in un campo nomadi, perché il problema era una tettoia di amianto. Signori, vi assicuro che le foto parlano da sole, la tettoia di amianto era quasi da mangiare, quanto non era un problema lì dentro, perché i problemi erano tutt'altri. E allora l'invito che mi faccio è che delle volte siamo un pochino meno scienziati e siamo anche con la capacità di guardare un pochettino più in alto. Mi fermo perché ci sono tante cose, ma un dato lo do, perché l'ho preso ieri e lo do. In Piemonte abbiamo un anagrafe dei siti contaminati, 1613 siti, di cui 832 procedimenti conclusi e 781 procedimenti attivi, e di questi 347 siti con intervento di bonifica in corso,
434 siti con iter progettuale in corso. Questo dato, l'ho dato, vale nulla perché è Piemonte, quindi non è una fotografia più ampia se non quella che ho detto. Però in Italia qualcosa facciamo anche. Non è vero che non facciamo mai niente. Grazie, grazie. Bene. Allora, onorevole Presidente. Grazie, scusate l'intrusione, però insomma era anche interessante, pensavo di venire prima perché come commissione d'inchiesta ci stiamo occupando di fare un censimento delle situazioni su tutti i siti di interesse nazionale. Abbiamo appena visitato la Toscana e direi, posso dirlo tranquillamente, abbiamo trovato un'agenzia molto preparata e molto sul pezzo, come si diceva, su problematiche anche estremamente complesse. Poi ci sono temi e problemi che non sono legati sicuramente all'attività tecnica, ma più alle scelte strategiche oppure alle scelte politiche che sono state fatte o non sono state fatte rispetto alla valorizzazione o alla non valorizzazione di determinate aree. La prossima settimana siamo in Lombardia, e dove visiteremo tre siti di interesse nazionale, due li avevamo già visti, quello di Brescia, quello di Mantova, del petrolchimico di Mantova, quindi ne abbiamo altri tre, e direi che ci mancano solo quelli sardi e poi in realtà quelli nazionali li abbiamo fatti quasi tutti, ci manca l'Acna di Cengio che ha tutta una sua serie di problematiche. Per cui abbiamo un quadro nell'ottica di una commissione d'inchiesta, che però è un'ottica interessante perché riesce a vedere tutti gli aspetti, diciamo, e raccogliere quelle che sono lo stato dell'arte della situazione. Se mi limito alle questioni delle bonifiche, proprio vorrei fare anche due considerazioni più di carattere generale. E proprio un'ora fa ho visto il ministro, gli ho chiesto, dico, ma perché non facciamo un tavolo di confronto, perché vorrei che tutta la mole di lavoro che noi abbiamo fatto fosse messa a disposizione anche del Ministero. Non c'è dubbio che negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione rispetto all'attività in questi siti. Parlo dei siti di interesse nazionale perché sugli altri, poi vabbè, ci sarebbe da aprire anche sugli altri dei ragionamenti complessi, però diciamo che sui siti di interesse nazionale, con delle differenze enormi tra regione e regione, perché su questo non c'è dubbio che ci sono, complessivamente rispetto a quello che almeno io avevo visto la scorsa legislatura, tanti passi avanti sono stati fatti. Non c'è dubbio però che, io lo dico sempre in maniera molto, se volete, semplificata, e questo probabilmente è anche colpa del legislatore, ma non solo, c'è moltissima attenzione a quelle che sono le procedure, abbiamo un sistema che è molto attento alle procedure e diciamo, non dico poco interessato, però l'interesse finale, che è quello della bonifica, messa in sicurezza permanente, restituzione dell'area, sembra quasi un di più, cioè c'è un grandissimo interesse a rispettare le procedure, centinaia a volte di conferenze di servizio, 1000 documenti, 10.000 documenti che girano da tutte le parti, poi dopo uno va a vedere alla fine quest'area è stata restituita, non è stata restituita, no perché non è stato fatto, tra l'altro con delle situazioni, guardate che sono assurde, perché poi voi questo lo fate, questi lavori dove fai una caratterizzazione nel 2002, dopodiché per tutta una serie di motivi si ferma tutto, nel 2008 quando vai, o 2009, a riprendere in mano tutto, devi rifare tutta la caratterizzazione perché probabilmente quei dati lì, soprattutto nella falda, non corrispondono sostanzialmente più, e di queste cose se ne trovano su questi siti una marea. Bagnoli, l'esempio tipico, ma guardate, potrei citare. Per cui è evidente che c'è qualcosa che non funziona nel sistema che abbiamo. Dopodiché c'è un'enorme differenza in quei siti dove hai un attore attivo che è una grande impresa e quei siti dove hai una miriade di piccole imprese che magari hanno cambiato una successione di proprietà nel tempo, quindi non sai a chi far riferimento. È chiaro che se c'hai un sito inquinato e c'hai Sindial,
ultimamente, perché diciamo che ultimamente è molto più attiva nella storia, un po' meno, qualche multinazionale con cui riesci a dialogare, magari litighi, magari ti scontri, però una volta che hai deciso un percorso le cose vanno avanti, diciamo, come dovrebbero andare. In altri posti non è così, quindi c'hai degli stop and go in continuazione. E ripeto, dopodiché altre questioni assolutamente assurde, dove nei siti di interesse nazionale adesso si sta cercando di rimediare, però in molti casi hai l'attività del commissario straordinario che non risponde al Ministero dell'Ambiente, ma risponde alla Presidenza del Consiglio, e a volte poi il commissario non si parla, cioè, quindi una situazione che per il cittadino all'esterno non è comprensibile. Cioè non è che tu un cittadino all'esterno gli puoi spiegare che quello dipende dalla Presidenza del Consiglio, che l'ARPA è regionale, ma sì, ma l'ISPRA è nazionale, ma però il Ministero dell'Ambiente è responsabile, cioè non lo capisce. Cioè il cittadino che abita in quei posti vorrebbero capire A, se non c'è un problema di carattere sanitario, B, quando è che quei terreni magari o possono essere riutilizzati a scopo industriale o possono essere comunque restituiti alla collettività. Quindi questo è un po', ho visto che parlavate molto di autoreferenzialità, è anche una logica da cui bisogna sfuggire, perché se tutti si rinchiude nel fatto che io c'ho, questo è il mio compito e quando ho finito lì e quell'altro dice quello è il mio compito, quello è il mio compito, la risposta complessiva del sistema pubblico è assolutamente non all'altezza. Non c'è dubbio che se si fa un benchmarking con quelle che sono le esperienze all'estero su questo tema, ci si accorgerà che l'approccio è molto più pragmatico, la dico così, cioè non è che i tedeschi o gli inglesi sono più intelligenti di noi, anzi, probabilmente hanno anche delle norme molto più larghe rispetto alle nostre norme, ma molto di più. Però fatto sta che loro hanno restituito terreni, terre importanti su cui hanno fatto gli investimenti, e noi siamo ancora lì che facciamo le caratterizzazioni dopo che le avevamo già fatte 10 anni prima e dopo che le avevamo fatte 12 anni prima e dopo che ci chiedono di rifarle dopo. Quindi è evidente che in tutto questo sistema c'è qualcosa che non funziona. Guardate, partendo dall'impianto legislativo, che una parte si trova nel 152, ma in realtà poi ci sono state tutta un'altra serie di norme che si sono succedute, che si trovano in numerosi provvedimenti legislativi che magari con l'ambiente non avevano nulla a che fare. Per cui sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto, sicuramente, non c'è dubbio, ma è anche vero che il sistema così come è impostato, secondo me, ha bisogno di una pesante rivisitazione da un punto di vista, ripeto, normativo e da un punto di vista anche poi evidentemente di applicazione delle norme. Un altro punto, parlavate prima di danno ambientale, guardate, ci sono delle situazioni, noi adesso stiamo approfondendo tutta la vicenda dei siti CAFARO, che sono fatti di siti di interesse nazionale ma anche di siti che non erano siti di interesse nazionale, dove ci sono dei contenziosi pazzeschi, dove si chiede delle cifre, i calcoli del danno, che sicuramente è stato fatto con un criterio, perché ci mancherebbe altro. Io so anche le persone che hanno lavorato nella quantificazione del danno in ISPRA e sono convinto che abbiano fatto un ottimo lavoro. Cioè, il problema è che se tu fai la quantificazione di un danno ambientale di 2 miliardi e poi dopo transi a 100 milioni, cioè, voglio dire, il primo sostituto o procuratore ti dice vabbè, ma scusa, sei lo stesso ente pubblico che fai una valutazione di 1000 e poi chiedi di chiudere a 10, che cosa c'è sotto? C'è qualcosa che non va, e questo tiene ferme un mucchio di situazioni dove magari in un approccio un pochino più pragmatico, che non significa, adesso qui non vorrei essere frainteso, non significa non considerare il danno o comunque non considerare una procedura che secondo me va fatta, però non ci può essere una differenza così grande, perché questo poi porta a che cosa? Che vai a vedere e non succede niente, è tutto bloccato, dai da lavorare un sacco di avvocati, è giusto che lavorino anche loro, ma non in maniera eccessiva, quindi le risorse vengono sprecate, vengono utilizzate per far lavorare tanti giuristi, diciamo, alcuni anche molto bravi, ma in realtà non raggiungi l'obiettivo finale, che è quello di avere una situazione di risanamento dell'area o della falda che tu ti proponevi.
Quindi anche su questo tema io credo che un ragionamento debba essere assolutamente fatto, e questo, badate, vale molto per i siti di interesse nazionale, ma mi sento di dire vale anche per i siti minori, su cui ci sono altri problemi non indifferenti che riguardano molto i sindaci, che spesso si trovano a che fare con queste aree abbandonate dove c'è stato un fallimenti anche qui successivi, dove devono intervenire in danno ma non hanno né i soldi per intervenire in danno, non ce li hanno perché manderebbero in dissesto i comuni, quindi, e a volte sono stritolati tra, magari essendo responsabili sanitari, tra magari la magistratura che gli chiede di intervenire per questo motivo e dall'altro non hanno i soldi per poter intervenire. Quindi anche questo è un altro tema. Noi avevamo provato, dico noi, insomma un po' di parlamentare, avevamo provato a porlo tante volte in sede di finanziaria ma non siamo mai riusciti a portarla a casa. Ma anche su questo un ragionamento deve essere fatto, perché è quello che purtroppo oggi tanti sindaci ci dicono: sì, abbiamo il problema, sappiamo anche che cos'è, ma la ditta Pinco Palo non c'è più, fate la pesca, io cosa devo fare? Devo intervenire in danno? Sì, ho capito, ma se non ho i soldi per intervenire in danno. Quindi non c'è dubbio che occorra un approccio più pragmatico, e badate bene, anche da un punto di vista delle tecnologie e della ricerca, oggi siamo di fronte a una situazione dove ovviamente le imprese, anche prodomo loro, tendono, quelle più strutturate, a proporre dei meccanismi sempre di più in situ, che secondo me sono da preferire, se io ve la dico nell'ottica di un commissario, di una commissione d'inchiesta dove vede che l'80% del traffico illecito viene fatto sul trasporto dei rifiuti e sul trasporto delle terre contaminate, è evidente che dovrebbero essere preferite le tecniche in situ. Anche qui, guardate, poi si costa, cioè se non vengono spiegate bene tutta una serie di questioni e uno dice ah, ma faccio il trattamento in situ, il cittadino pensa che tu non voglia portare via l'inquinamento, per cui da un lato se tu non tratti, non spieghi bene tutta una serie di questioni, sembra che il trattamento in situ sia un minus rispetto al fatto di portare via quelle terre, parlo di terre contaminate, che in realtà si tratta poi di spostarle da un posto ad un altro che è un pochino più in sicurezza, spendendo un sacco di soldi e rischiando infiltrazioni, diciamo, di sodali non proprio diciamo di persone che sarebbe meglio evitare. Per cui anche su questo io vedo che ci sono da parte di alcune imprese, ripeto, le più strutturate, che stanno proponendo anche forme di sperimentazione varie. È evidente che il pubblico, in questo caso credo le agenzie, perché poi la controparte tecnica del sistema delle agenzie, deve essere in grado di dare delle risposte, cioè di interloquire dal punto di vista tecnico a quel livello lì. Negli approfondimenti di ricerca che si fanno su certe, quando si parla sempre giusto che si faccia ricerca o non si faccia ricerca, tema annoso, ecco, la ricerca o la conoscenza dovrebbe essere finalizzata a queste cose, cioè nell'avere comunque una qualità, un'interlocuzione importante nei confronti di queste aziende, che sono aziende che hanno mezzi maggiori rispetto a una struttura pubblica, quindi rischiano sempre di essere un passettino avanti semplicemente perché hanno più soldi, più strutture e possono quindi permettersi di fare analisi più approfondite. Vabbè, adesso concludo per quello che mi riguarda ovviamente. Io, guardate bene, sono state dette tante cose su cui ci sarebbe da fare una riflessione molto approfondita. Ma io credo, guardate, che in questa legislatura siano state messe in campo, adesso parlo come legislatore, se volete anche in maniera non perfetta, anzi assolutamente, perché poi man mano dopo uno va a rivedere una norma che ha scritto, si rende conto che la poteva scrivere meglio, poteva essere più preciso, però è sempre così quando si fanno delle leggi, fin quando non le applichi a volte non riesci neanche a capire quali sono i limiti. E a volte scrivi delle cose e poi ti accorgi che quelle cose che hai scritte possono essere interpretate dall'operatore in un modo, magari neanche l'operatore all'inizio ci aveva pensato. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte a due norme molto importanti, uno sicuramente la 132, che deve essere sostanziata da tutta una serie di decreti attuativi importanti, perché lì sono dati delle linee
significative a mio parere, ma comunque linee che vanno declinate poi anche con strumenti legislativi differenti, più snelli, decreti ministeriali piuttosto che direttive tecniche. E la legge 68, soprattutto per la parte, oddio, non solo la parte, diciamo, delle prescrizioni, delle asseverazioni, su cui anche lì qualche puntualizzazione andrà fatta, perché c'è un tema dei fondi dove vanno a finire, che è giusto indicare dove devono andare a finire, c'è il tema discusso, ma si applica per quali tipi di reati, quelli che prevedono l'arresto non prevedono l'arresto, e c'è un altro ragionamento da fare, cioè ce ne sono diversi anche lì, non è perfetta quella parte lì. È evidente che c'è anche l'altra parte che è molto importante, si diceva prima, perché nella legge si è cercato di introdurre degli elementi di oggettività, no? La valutazione dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale. Lì si parte e si è supportati anche dalla sentenza della Cassazione, però si parte da un principio che è quello di poter misurare le situazioni, e quindi questo è un elemento di sfida non facile, però diventa fondamentale, perché tu alla fine giudichi un inquinamento ambientale, un disastro ambientale, soprattutto l'inquinamento ambientale, partendo anche da elementi oggettivi, e quindi ci sarà necessità di definire nel tempo come si calcolano certe situazioni e come si va a verificare poi che se ci sono alterazioni dell'ecosistema, irreversibili, non irreversibili. Sono tutti termini che a volte per un tecnico forse sono più digeribili, per un giurista molto, molto meno. Quindi non è stato facile nella discussione, quando si parla di alterazione irreversibile di un ecosistema, cioè, voglio dire, si potrebbe parlare per mesi di che cosa vuol dire un ecosistema climax, quando lo raggiunge, non lo raggiunge, cioè, traslate questo concetto da un punto di vista tecnico-scientifico in un concetto giuridico, che dove un PM o un giudice deve condannare qualcuno in base a una valutazione del genere, non è banale. Noi domani, tra l'altro, Luca c'è, domani a nome del sistema facciamo questa iniziativa che abbiamo come commissione realizzato insieme a numerose procure sullo stato dell'arte, il primo check che abbiamo fatto sull'applicazione della legge 68, dove un po' queste cose emergono, le difficoltà delle procure, le difficoltà delle agenzie, la non uniformità di lavoro e le indicazioni delle diverse procure, che addirittura in certe regioni cambia da provincia a provincia. Però nonostante tutto ciò, credo che sia una stagione di grande interesse per il sistema, perché insomma, non è che le agenzie, io ho già la seconda legislatura che faccio, provengo da questo mondo, e nella scorsa legislatura, quando si parlava delle ARPA, c'erano molti colleghi che tra un ARPA, un'agenzia per il demanio, cioè non è che c'era una consapevolezza spesso di che cosa, per tanti motivi. Diciamo che nell'arco del tempo, per merito di tanti, si è cominciato a capire un po' di più la potenzialità, e non solo, anche la rutinarietà del lavoro delle agenzie che vengono fatte, che aiutano poi i decisori a fare scelte piuttosto che altre. Ne abbiamo discusso molto in questa legislatura delle agenzie stesse. Io stesso, in tutte le attività che faccio come commissione, chiedo sempre la presenza delle ARPA per l'accompagnamento, tra virgolette, cosa che si potrebbe anche fare a meno, ma io credo che sia utile e giusto, uno, per mettere in evidenza ciò che le agenzie fanno, quell'altro per far capire anche alle agenzie che quando, cioè, ci sono delle cose che, voglio dire, non va bene, perché non è che le agenzie lavorano uguali su tutto il territorio nazionale, e neanche da provincia a provincia, quindi è evidente che è una sfida questa che si è di fronte, che è una sfida duplice. Cioè, da un lato sicuramente le agenzie dovranno chiedere, tra virgolette, risorse, poche, quelle economiche, pochissime, a disposizione, forse qualcosina si può provare a fare, personale, anche qui forse qualcosa, qualche battaglia si può fare,
Ma guardate, mi permetto di dire, c'è una lente di ingrandimento che oggi guarda le agenzie in maniera diversa rispetto al passato, perché poi quando ci si mette in gioco a 360 gradi, non è che ci si mette in gioco solo per le richieste, cioè ci si mette in gioco anche per se davvero che, se è vero come è vero, io lo penso, che mediamente il sistema sia in grado di produrre qualità, lo deve poi dimostrare sul campo, cioè non è che gli alibi sono finiti, quando ci si mette in gioco, ci si mette in gioco a 360 gradi. È una bella sfida, credo che sia una sfida che il sistema e l'apparato tecnico debba cogliere, non solo in un'interlocuzione interna, ma anche in un rapporto, diciamo, verso l'esterno, che diventa, nel momento in cui giochi allo scoperto, insomma, non puoi più nascondere niente, anche le tue debolezze ci sono, bisogna tirarle fuori, e credo bisogna fare anche in modo di, in qualche modo, cercare di affrontarle e di superarle. Ecco, questo mi sentivo di dirvi da un osservatorio, da un osservatore, diciamo, che conosce quello che sono le agenzie e che ha cercato, insomma, di dare una mano per quello che ovviamente erano le possibilità. Non sono stato l'unico, tanti colleghi, devo dire, anche di partiti diversi, hanno dato molta fiducia al sistema, e credo che, insomma, oggi ci siano davvero le possibilità di far bene per il futuro. Grazie dell'invito. Grazie Presidente, per questo intervento di grande apertura, rispetto al quale io credo davvero che sia da sottolineare quello che il Presidente ha detto, cioè il momento storico, la soglia storica che attraversiamo. Questo è un cambiamento epocale nella storia della protezione ambientale, secondo me, da paragonare a quello che c'è stato 20 anni fa, quando si è passati dal sistema sanitario che conteneva la protezione ambientale come una sorta di io minore, a una fase in cui l'ambiente è diventato autonomo. Ecco, questa è una nuova soglia storica di quella portata, di quella rilevanza. Due parole di conclusione, sarò meno efficace, ma provo a essere più sintetico di come avrebbe fatto il mio amico Bernardo Bernardini. Secondo me abbiamo avuto modo di vedere una straordinaria ricchezza di risultati già ottenuti e di prospettive. E per questo credo che dobbiamo essere consapevoli del lavoro fatto, delle opportunità che abbiamo, e per questo ringrazio l'Istituto, l'ISPRA che ha coordinato l'attuazione del piano triennale, e tutti i colleghi delle agenzie che hanno lavorato nei vari gruppi di lavoro. Permettetemi di ringraziare in particolare Fabio Pascarella, che ha organizzato la giornata in maniera impeccabile, e i colleghi di ISPRA, in particolare dell'area della comunicazione ed eventi. Credo che abbiamo parecchi elementi su cui lavorare per fare un piano in questo contesto istituzionale mutato e di grande innovazione. C'è lavoro per la struttura di coordinamento del sistema, per fare sintesi degli spunti emersi e per iniziare a lavorare sui testi. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.